Cordoli e marciapiedi rotti da mesi, chiodi sporgenti sulla panchina, un dormitorio per persone in difficoltà e sporcizia ovunque. L'interquartiere Fanese è in completo stato di abbandono e, come segnalato da una nostra telespettatrice, giorno dopo giorno aumentano l'incuria e il degrado. Ma questi sono soltanto alcuni dei problemi segnalati. Uno dei più pericolosi, l'incrocio tra via Sandro Pertini e via Torquato Tasso. Tempo fa, prima delle forti nevicate del 2011, c'era un cordolo alla protezione che impediva l'attraversamento dell'incrocio, che per essere utilizzato correttamente le auto devono percorrere e allungarsi sulle due rotatorie di destra e di sinistra e utilizzare la circolazione nella maniera corretta secondo codice stradale. Purtroppo pedoni, motorini, ciclisti, vedendo che si allunga di qualche decina di metri il percorso, non utilizzano mai l'incrocio correttamente, spesso ci sono incidenti e spessissimo, purtroppo, anche completamente contromano, per venire al supermercato entrano le auto in senso vietato nelle corsie contromano. Nel giardinetto invece i bidoni dell'immondizia sono quasi sempre pieni e la pavimentazione del marciapiede è sempre più rovinata. Basterebbe davvero poco, osserva, con un piccolo intervento potrebbe essere risistemata. Questo è un luogo molto frequentato soprattutto la sera, ecco, sì. Però ci sono diverse situazioni di degrado. La panchina, che comunque sia, presenta assi rotte e assenti con viti arrugginite che sono anche fonte di pericolo. I pezzetti di ferro che erano comunque sia utilizzati per il contenimento del cassero del getto, quella è un'operazione che il muratore al termine della lavorazione naturalmente doveva fare. Attraversando via Sandro Pertini saltano all'occhio i tralicci dell'alta tensione con protezioni di sicurezza inadeguate e inefficaci. Oltretutto, a pochi metri dalla pista ciclo pedonale percorsa ogni giorno da famiglie con bambini per recarsi al vicino oratorio. Pochi metri più avanti, invece, dove una volta era previsto l'accesso al passaggio pedonale, oggi una discarica a cielo aperto e al sottopassaggio, diventato invece una giungla, c'è un parapetto con transenne provvisorie installate da più di 2 anni e fissate con fil di ferro. Questo servirebbe a protezione di una parte di ringhiera rotta da un camion che si rovesciò anni fa e nessuno, precisa Manuela, ha fatto sì che l'assicurazione del veicolo pagasse il danno arrecato alla cittadinanza. Eppure, lamenta, bastava che qualcuno seguisse la pratica senza arrecare alcun costo aggiuntivo a carico dei fanesi. E questo punto invece è utilizzato da persone evidentemente in difficoltà per dormire. Come potete notare ci sono, a dimostrazione appunto, dei giornali e dei cartoni.